Mi hanno dato le domande, non le ho scritte io, sono qua, però me le leggo da solo. Quindi, come ha cominciato la sua carriera? La prima cosa che mi chiedono. Ho avuto un andamento molto a zigzag. Da giovane volevo scrivere romanzi ed effettivamente li ho scritti. Ne ho scritti tre e avevano un problema. Facevano abbastanza schifo, cioè scrivevo anche bene, ma la trama non era mai dritta, lineare, logica. Andava un po' zigzag, la storia puntava da una parte, poi deviava da un'altra, tornava indietro, saltava qua e là. Non sapevo costruire una storia. E ho iniziato a studiare sceneggiatura perché all'epoca esistevano solo in America manuali che spiegavano come costruire una storia per il cinema. Quindi in realtà iniziai a studiare sceneggiatura su questi testi in inglese con grande fatica, perché lo so male ancora oggi, solo per imparare a costruire storie per i romanzi. In realtà in questi studi mi sono poi abbastanza appassionato e un giorno un amico aspirante regista ha chiesto a me, di aspirante sceneggiatore e romanziere, di scrivere un film insieme e mi sono definitivamente innamorato del lavoro di sceneggiatore. A quel punto avevo la prima sceneggiatura, un film che non si è mai fatto, e da allora per 10 anni ho scritto una sceneggiatura all'anno. Facevo altri lavori, spedivo le sceneggiature ai produttori di Roma perché io vivo a Bologna, non succedeva praticamente mai nulla, salvo qualche sedicente produttore che voleva comprare il film ma poi non aveva i soldi, e per 10 anni io ho scritto sceneggiature come un pazzo senza venderle. Poi per caso sono finito a lavorare come autore televisivo. Lì ho trovato un agente, Beppe Caschetto, e dopo un paio d'anni da autore televisivo gli ho detto: io però vorrei fare il cinema, tu conosci tanta gente, vorrei lasciare la TV, grazie per quello che hai fatto per me, ma ti chiederei, io smetto di fare TV, ti chiederei di aiutarmi a vendere questa sceneggiatura per il cinema. Gliel'ho data e dopo 3 giorni lui è tornato dicendo: lo produco io. E l'ha fatto, ed era Allora Mambo, è un film che è andato pure bene, si è fatto notare, ha avuto un suo successo, e quindi da lì sono entrato e ho iniziato a fare lo sceneggiatore. Questo è il percorso, che è praticamente a zigzag come le storie che scrivevo nei romanzi. Ah, ma ho una seconda domanda: come nascono le idee per le sue sceneggiature? Siamo già qua. Le idee nascono nei modi più svariati, alcune da articoli di giornale, alcune da un'immagine, alcune da un conflitto particolare che mi viene in mente. Molte nascono da me, sono momenti che non ho vissuto, vite che non ho vissuto, reazioni che non sono riuscito ad avere nella vita nella vita reale. Ma se in quel caso avessi fatto questo, comincio a pensarlo per la mia vita, mi vengono in mente determinate cose e mi dico: caspita, questo è un film, a volte sono nati così. Diciamo che l'origine è davvero la più varia possibile, poi il metodo invece di scrittura è abbastanza consolidato. Dopo tanti film, ne ho scritti 23 che si sono fatti, più tutti quelli che non si sono fatti, quindi penso di essere un centinaio, per cui il metodo di scrittura è abbastanza consolidato. Scrive personaggi pensando ad attori specifici? No, a meno che non me lo chiedano. Ci sono stati casi in cui mi hanno detto: ci servirebbe un film per il tal attore, oppure il tal attore mi ha chiesto il film, allora l'ho fatto, ma sono molto rari. In genere scrivo pensando a facce reali, ma non di attori, di persone che ho conosciuto. Un mio bagaglio di tipi umani nella mia memoria di vita, e quindi se penso a un cialtrone o a una ragazza romantica o a una persona violenta o a un manipolatore o qualsiasi altra cosa, mi appoggio a una fisicità di una persona che ho conosciuto e che mi ricordo quel personaggio. Questo mi è utile perché con le persone che hai conosciuto hai provato delle emozioni, e quindi lavorando sulle emozioni provate nella vita reale con questa persona riesci a costruire le emozioni che provano i personaggi che nella storia hanno a che fare con quella persona. Sono molto preziose secondo me le emozioni che hai provato tu. Cioè, se una persona, un manipolatore, in un certo momento della vita mi ha fatto provare paura, io ingigantendo quella paura posso raccontare un caso di tortura, non so come dire, perché l'emozione è sempre quella, basta aumentare le proporzioni.
ha mai pensato di coprire altre ruoli nel cinema? Io volevo fare lo showrunner quando questo mestiere non esisteva, credo, o almeno io non sapevo che esistesse. 20 anni fa, quando ho iniziato, mi sarebbe molto piaciuto fare lo sceneggiatore, ma anche un po' il braccio destro del produttore, quello che mette bocca su varie parti del progetto, contribuisce insieme a produttore e regista a scegliere il cast, a scegliere le location, a creare il pacchetto produttivo del film, il taglio generale di comunicazione, la strategia di distribuzione, cioè quello che fa lo showrunner nelle serie americane, che è il capo progetto in generale. Questo ruolo non esisteva nel cinema, io non avevo neanche tanto il coraggio di chiederlo, quindi non l'ho mai fatto. E qualche volta ho pensato di fare, fare il produttore, ma ho capito ben presto che non ho le physique de rôle, mi vado in ansia con i soldi e il produttore non può permetterselo. La regia è forse paradossalmente il ruolo a cui ho pensato meno, però... una volta ho voluto provare, soprattutto perché molti colleghi sceneggiatori che avevano fatto questo passaggio mi dicevano: se provi la regia è così esaltante che poi non riesci a smettere, è bellissima, è meravigliosa. E quindi io in realtà avevo il sospetto che a me piacesse di più scrivere, però ho voluto provare, ho fatto un film come mezzo regista, nel senso che l'ho fatto insieme a un altro che era già capace per non fare troppi danni, e devo dire che mi sono divertito, mi è piaciuto, ma ho visto confermato il mio sospetto. Io preferisco scrivere. Come si dice, in quel caso penso di aver fatto 2 film in uno come regista, il primo e l'ultimo. Quali sono i suoi 5 film preferiti e perché? Allora, i miei 5 film preferiti sono molto datati, perché, come dire, da giovani i sentimenti sono più forti, quindi c'era una carica passionale giovanile, per cui mi sono innamorato di certe opere che peraltro già quando me ne sono innamorato erano antiche, e quindi sono film molto vecchi. Cito questi perché da quando avevo 20-25 anni, sui film che mi piacevano tanto facevo un esercizio che era quello di desumere la sceneggiatura dalla videocassetta con l'avanzamento veloce. Era un lavoro lunghissimo, per scrivere la sceneggiatura di un film ci mettevo 2 giorni, però è un meccanismo che ti permette di entrare nei segreti di un testo, di capire come deve essere fatto un testo per ottenere quel risultato che ti ha emozionato sullo schermo. E quindi, come dire, questi film alla fine li ho amati molto di più perché ho cercato di aprire la macchina e studiare il meccanismo, e mi sono segnato, potrei dirne tanti altri, ma dico quelli primi che mi sono venuti in mente, credo che questo tipo di risposte si possano dare solo così, se ci pensi troppo fai la lista diventa infinita. Mi sono segnato I soliti ignoti, La grande guerra, C'era una volta in America, Mission, Viale del tramonto. E poi, vabbè, questi erano 5, 2 che uno un po' mi vergogno perché è un film così popolare e commerciale che non bisognerebbe metterlo tra i preferiti, ma io ce lo metto, che è Pretty Woman. Se io lo incrocio in televisione e lo vedo, mi commuovo tutte le volte, quindi ce lo devo mettere. E Il sospetto.